Ah, ciao a tutti, bentornati alle mie lezioni. Oggi voglio tornare sul capitolo tecnica, diciamo mano sinistra, ma in questo caso è uno studio che vale per molte cose, dalla teoria all'estensione della mano sinistra, alla velocità della mano destra, salti e quant'altro. Quindi è un esercizio veramente ottimo e completo. L'esercizio l'ho, diciamo, rubato al mio mito, a Giacomo, che nel video didattico in Modern Electric Bass, che chi non ha visto è un po' come quei film storici, cult, guardatelo perché, o compratelo. Tra l'altro hanno fatto una versione doppiata in italiano, quindi ancora più per chi non mastica bene l'inglese come me, è ancora più capibile. A un certo punto fa appunto questo esercizio dove esattamente non mi ricordo se lo fa proprio nei minimi dettagli come ve lo propongo io, ma il senso più o meno è questo. Allora, lui alterna un accordo minore undicesima, ovvero partendo da Sol minore, quindi sarebbe un Sol minore, settima, qui Sol, Si bemolle, Re, Fa, le estensioni fino all'undicesima, quindi la nona maggiore, La e l'undicesima giusta. Sol e Do, scusate. Questo per quanto riguarda il minore, quindi. Quando torna indietro, siamo in Do, quindi Do, La, Fa, Si. Mi sembra che ci metta una seconda maggiore, quindi parte così. Sale di un semitono e fa un accordo maggiore, questa volta sempre fino all'undicesima, ma con l'undicesima aumentata, quindi sarebbe La bemolle, Do, Mi bemolle, Sol, quindi arpeggio settima maggiore normale, nona maggiore, quindi il Si bemolle. Questo allungamento, chiamiamolo un po' come volete, fino al Re naturale che è l'undicesima appunto aumentata di La bemolle. E torna indietro ancora una volta, stesse note, con la seconda maggiore, quindi Si bemolle, La bemolle. Quindi lentamente sarebbe. Riparte con il minore, quindi siamo in La minore undicesima, quindi La, Do, Mi, Sol, poi la nona, Si, l'undicesima giusta, Re. Di nuovo maggiore col Si bemolle, Si bemolle, Re, Fa, La, settima maggiore, Do naturale che è la nona, Mi naturale che è l'undicesima diesis. Ora, io vi faccio vedere l'esercizio, ripeto più o meno come lo esegue lui nel video. Ci sono, come sempre, moltissime varianti. Si può, ad esempio, invece di scambiare l'accordo minore col maggiore, un'idea potrebbe essere farli tutti minori. Grazie.
eccetera, eccetera, pure tutti i maggiori. E così via. Oppure cambiare anche proprio la qualità dell'accordo, fargli maggiori settima minore e arrivare all'undicesima, o l'undicesima aumentata, quindi in sol, sol, si, re, fa, quindi un sol settima, nona e undicesima aumentata, quindi do diesis. Pure con la nona bemolle, insomma, si può fare in mille modi. Nona bemolle, la bemolle. Insomma, anche qui sbizzarritevi ad inventarli, e pure farli invece che ascendenti, cioè ascendenti in senso, so, la bemolle, la, partire dall'alto. Oppure invece che per semitono, per tono, come sempre fate, inventateli. E ritmicamente, anche qui ora è un po' che non lo guardo, mi sembra che lo faccia in sestine. Attenzione che la sestina non sono due terzine, ma la sestina è una cosa e due terzine sono un'altra, cambiano gli accenti. Comunque più o meno, ora non voglio entrare in questo argomento. Dovrebbe essere una cosa del genere. Mi sembra, io ve lo propongo così, poi magari andate a rivedere appunto come lo esegue lui, e adesso ve lo faccio tutto e poi ci vediamo al prossimo video.